Posso dirvi che è un programma di cucina in cui io sarò. Oggi è una giornata molto molto importante e come tutta la settimana, ma devo vestirmi un minimo bene. Non è che ci possiamo presentare così vestiti a caso. Mi serve un outfit che dica: oh, sono pronto a prendere in mano la mia vita e prendermi le giuste responsabilità. Ok, ora ci siamo. Chissà se mi ricordo ancora come si guida. Fa freddo comunque. Ufficialmente parcheggiato. Voglio dire una piccolissima cosa prima di continuare il video. Avete letto un titolo molto forte, ma non è l'unica cosa che andrò a fare in questo video. E non so, sono molto emozionato. Scusate, si vede. Sto per dirvi un'infinità di cose che in parte dal titolo, in parte devo dirvele, perché voglio fare tanti spoiler in questo video. Una frase che voglio comunicare prima di iniziare è che nella vita bisogna evolversi, non bisogna mai adagiarsi sugli allori. Ed è il motivo per cui sto facendo tantissimi cambiamenti alla mia vita in questo periodo. Ok, basta, possiamo iniziare il video. Lui è Marco. Avete già visto il mio video? Salve Marco. Ciao Marco. Lui è Marco Menna. Non ho ancora ben capito cosa faccia nella mia vita e quale sia il suo scopo. So soltanto che mi sta aiutando in tantissimi progetti e non so, lo scopriremo. Niente, volevo ringraziarti, ma loro sono lo capiranno a breve. No, diciamo che sono io che ringrazio Giovanni. Ok, perché tu farai i soldi grazie a me? No. E io, perché prima lo so. Di tutto dei soldi c'è sempre l'amicizia con questa perla. E su queste note facciamo la spesa. Per cosa facciamo la spesa? E ve lo spiegherò probabilmente domani, perché andremo a registrare qualcosa in una location, mi dicono televisiva a me. Dicono televisiva. Lì c'è un sacco di guanciale e pecorino. Sarà forse che nel programma di cucina che andremo a fare potrebbe esserci una carbonara? Chi lo sa? E subito dopo la spesa sto andando a fare una cosa che non dovrei dirvi. Non dovrei. Sto andando a vedere casa nuova. Non so se vi dirò altro in questo video o direttamente a breve. Però sto andando a vedere casa nuova per un sacco di progetti, una casa più grande. Mi serve poter cambiare aria e poter avere più spazio per creare dei contenuti. Mi sento un pochino stretto nella casa in cui mi trovo ora, voglio investire su me stesso e sul mio futuro. Ok, ora basta perché sennò faccio tardi l'appuntamento alla casa più cor quasi. Sì, mettiamo Harry Potter a dormire. Cos'è che facciamo qua? Non ho capito. Allora, qui facciamo una bella scaffalatura LED e mettiamo tutte le tue scarpe Limited Edition. Che bello. L'attico che dà su tutta Milano ci sta. Figa, ci sta. Ma con quale professionalità mi sono presentato a un appuntamento per una casa vestito così? Quando mai l'hai visto fare? Quella roba lì che mi oscura un po' la vista, la terrazza dell'Unicredit, che non cos'è quella roba? Ah, La dici torre, lo skyline là? Cos'è quella roba lì? Dà un po' fastidio, effettivamente la torre Unicredit dà Ma fastidio. si può chiedere di toglierla? Ok, lo avete capito, sto prendendo una casa un bel po' grande, non so quanto vi ho fatto vedere adesso nelle clip, ma questa è solo una delle novità, ho un grande progetto da realizzare e mi serviva uno spazio grande per farlo. Ora vado ad incontrare Yakidara che abbiamo un altro grosso progetto da fare insieme, lo rivedrò dopo tipo 2 mesi, ogni tanto ci vediamo. E sarà il secondo volto diverso che vedrò da un mese e mezzo a questa parte. Ciao, sei in orario? Più o meno. Quanto più o meno? Penso che ti di 10 minuti. Sì. 30 o 40. Questa è tipo la storia della mia vita. Io sono perennemente in anticipo di almeno 10 minuti e la persona con la quale mi devo incontrare è perennemente in ritardo di 10-15 minuti. Nel caso di Yakidale, anche 20-25 di solito, per non dire 30-35. Comunque mi soffermo nel dire una piccolissima cosa, una mia piccola soddisfazione, che sono contento. Ho lavorato tantissimo quest'anno, così come l'anno scorso, l'anno prima ancora. Mi sono impegnato tanto nel mio lavoro sui social, su YouTube e comunque anche le altre imprese che sto portando avanti, i miei altri investimenti. C'è stato tanto lavoro. Quello che voi vedete è solo una piccolissima parte, il risultato finale di tutto quello che c'è dietro. Però sono soddisfatto di poter raccogliere i frutti di quello che sto facendo, cambiando casa, comprandomi una macchina che dovrebbe arrivare entro 2-3 settimane. E niente, sono soddisfatto. Continuiamo questo video perché è già lungo di suo. Ciao bello. Guarda Yaki, 17 minuti. Lui è Yakidale. Beh, Yakidale non ha bisogno di presentazioni. Però io voglio bene e volevo fare un voice over con la sua faccia. Pensavo peggio. Io non ho trovato manco un filo di traffico, quindi è tutta una scusa tua. Ma siamo dovuti attraversare Milano, non è colpa mia. Ciao. Ciao Yaki, è stato un piacere vederti per 5 minuti. Buona fortuna Giovanni, buona Grazie. televisione. Grazie. Ok, non avete visto assolutamente nulla di quello che ho fatto con Yakidale, ma lo vedrete in un prossimo video. Comunque, lo siamo andati a vedere oggi con Yaki il progetto per il video che dobbiamo fare. Non riusciamo a farlo. Perché non riusciamo? Ma se ci riusciamo. Comunque, vado subito a dormire perché domani mattina presto vado a girare quel programma televisivo di cui parlavamo prima. E in questo video voglio darvi un sacco di spoiler. Cioè, domani farò qualche clip del backstage per farvi capire un po' di più. Buonanotte.
Le 8 di mattina è troppo presto pure per me. Sono curioso di sentire l'impatto col freddo di 2 gradi. Ma va, pensavo molto peggio. Mazza, è freddo in macchina. Minchia, se in macchina fa freddo. Ok, sono arrivato, ma non riesco a trovare il parcheggio. Quindi Marco sta venendo a recuperarmi. Perché non trovo mai il posto in cui devo andare? Arrivo almeno un'ora d'anticipo, ma non trovo il posto. E ho un po' di ansietta. Cosa mi avevi chiesto di portare? Un cambio? Ho lo zaino a casa, mi sono dimenticato. No, grevissimo. Mi ero preparato lo zaino con i cambi, perché durante la puntata mi devo cambiare, ma mi sono dimenticato lo zaino. Te lo giuro, l'ho preparato e sul divano. E no, okay. I miei vestiti. Grazie. Salve, chi partecipa? Mazza, quante mani alzate? Io. Quella è più grossa della mia. Oh, casa mia. Guarda che figata. Non ho ben capito se dobbiamo fare un programma di cucina o un film amatoriale hard. Probabilmente adesso non è che posso registrare più di tanto, ma vi aggiorno man mano nel backstage, quindi restate connessi. Quello è il mio posto, dove dovrò mangiare il primo piatto che hanno appena cucinato. Non posso fare spoiler, lo vedrete presto. Sono curioso, chi ha il coraggio? Vai. Lo fai davvero? Sì. Vai. Vuoi? No, grazie. Sicura? È buono. Impassibile. Uomo vero. Ragazzi, scusate. Non volevo. Mi sento in colpa. Sta per a morire. Andiamo, dirmi, vai. Vabbè, ho vinto. Sì, sì. Sfidanti. Vai. Ed ho vinto la capi? No, ho appena dovuto giudicare due ragazze su chi avesse fatto il piatto migliore. Mi sento in colpissimo. Che uno dei due lo dovevo eliminare. Sono le 9, siamo arrivati qui alle 9. Non nemmeno alle 8:30 io ero qua. Sono 12 ore d'onde, anzi un po' di più che siamo qui. E non è finita, è solo la prima registrazione di quante? Di almeno altri 3 format da 12 episodi. Madonna. Sono stato il primo ad entrare, ma non voglio essere l'ultimo a uscire. Buonanotte, sistemate. Sarà un piacere, arrivederci. Dove stai andando tu? Arrivederci, ciao. Ciao piccolo. Ma tu cucini come la prossima volta? Buono. Non so come descriverlo. Non so proprio come descriverlo. Prima di tutto sono contento di essere negativo al sierologico. Vuol dire che tuttora non ho mai contratto il virus, il che è buono. Tra qualche giorno devo fare un altro programma, un'altra cosa. Dovrei fare anche il tampone per sicurezza, così. Però comunque sono negativo. Raga, sono morto, non riesco a parlare stasera. Domani mattina devo svegliarmi prestissimo, perché devo fare un altro progetto con gli Achidale. E poi questo weekend un altro progetto con altri youtuber. Buonanotte. Buongiorno, sono le 8:48. Sto per andare a girare un'altra cosa. Stavolta come vi ho detto con gli Achidale. Ho chiesto un po' di permessi su cosa posso e cosa non posso dire, su quello che ho fatto ieri, su quello che farò nelle prossime settimane. Perché non è solo quello. Dobbiamo girare molti altri episodi e un'altra serie. Ma per cosa? Tanto biscotto, proteico e caffè. Essendo che questo programma uscirà verso marzo, se mi facessi troppi spoiler potrebbero rubarci le cose, potrebbero fare un po' di inciuci con le cose televisive. E quindi vogliamo evitare. Posso dirvi che è un programma di cucina in cui io sarò il giudice. Ci sarà un altro format, un altro programma in cui farò un'altra tipologia di personaggio. E con tanta probabilità questo mi porterà anche a qualcos'altro a livello lavorativo. Ci stiamo lavorando, sto cercando di impegnarmi per costruirmi un futuro. Dovrei sapere che le persone che hanno partecipato con me in questo format sono state scelte tramite le mie storie di Instagram. Ho fatto delle storie, loro hanno mandato la candidatura e via, sono stati scelti, bomba. Se qualcuno di voi vorrà partecipare nei prossimi format, nelle prossime serie, tutto quanto, perché se mi aveste già seguito avreste saputo di questo format e avreste potuto partecipare con me. Quindi seguitemi su Instagram, perché ci saranno altri format, altre puntate, altre cose, quindi mi raccomando. Ah, e ora ci aspetta un'altra giornata lunghissima. Io sono quasi sicuro che ieri era estate, me lo ricordo. Non sono più abituato alla neve, siamo fatti per temperature più alte. Le hai prese solo per me? Okay. Sono contento. Mi fa troppo ridere. Stiamo lavorando, stiamo facendo cose, non posso spoilerarvi nulla, vi posso dire che serviranno questi, arrivano delle maschere. Però posso farvi vedere che il 2 di dicembre sta ufficialmente nevicando. Sì, sono il classico terrone al nord. Jacopo, dove cazzo sei? Ore 10:46, appuntamento alle 10, gli Achidale ancora non si vede. A Natale puoi, fa ritardo di 45 minuti se non lo puoi fare mai. In arancione. Buongiorno! Brrr. Entri. Questa pizza dove l'hai presa? In un unico posto per... Al kebabaro di fiducia? Ma come l'ha tagliata poi? Quindici e 14 e ancora nevica, sta anche un po' attaccando. Novembre e dicembre sono mesi in cui tutti lavorano un po' di più, tutte le aziende, quindi anche noi youtuber. E io in particolare sto organizzando tutta la mia vita a dicembre. Cioè dicembre avrò tipo tutto,
da fare. E voi lo vedete ovviamente qui sul canale e su Instagram. Ora la mia macchina fotografica è completamente piena di neve. Perfetto, l'ho sicuramente rotta. Sono un piacere questa giornata. Ciao Yakitale, ciao. Buongiorno. Dopo le clip che avete visto che ho fatto con gli Yaki, sono tornato a casa, ho dormito e mi sono appena svegliato. È giovedì. Oggi probabilmente vado a firmare la casa che avete visto l'altro giorno. Vado a dare un'ultima occhiata, ci sarà lì il proprietario. Parliamo un attimo e vediamo se firmare. Sono un po' felice, sì. Mentre venerdì, mentre state guardando questo video, sono con gli Yakitale, non so, tipo Piacenza, cose del genere, a fare cose. Quello che abbiamo fatto ieri era una piccola parte. Quello che facciamo a Piacenza. Mamma mia, che cosa. Che bodica fa. Andare subito su Instagram a vedere qualche spoiler, perché probabilmente vi faremo vedere qualcosa di gigantesco e pieno di fuoco. Sì, 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 sicuramente. Dopodiché sabato e domenica sono con altri youtuber a registrare fuori da Milano, un sacco di roba. Poi lunedì vado a Brescia e poi martedì ritorno a girare il programma televisivo. Un sacco di roba. Spero, ovviamente, questo video è un pochino diverso, questo vlog in cui vi ho raccontato quanti cambiamenti stanno avvenendo nella mia vita. Cioè, volevo far vedere i giorni in cui a novembre e dicembre noi youtuber siamo pieni così di lavoro, lavorando comunque con le pubblicità e il marketing. Le cose si lavorò leggermente di più. Leggermente si intende tutti i giorni, a tutte le ore. Soprattutto, io vi ho fatto vedere gli spoiler del programma che andrò a fare. Probabilmente farò altri video, altri spoiler. E soprattutto sono sicuro che molti di voi adesso cominceranno a seguirmi su Instagram, perché molti, moltissimi di voi parteciperanno nei prossimi format con me su questo progetto. Vai. E quindi vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale per i prossimi video, per le prossime cose. Perché supportare il canale basta andare sulla campanellina delle iscrizioni, attivarla, così vi arriva la notifica dei miei prossimi video. Ma soprattutto, se ve va, se non vi dà fastidio, se non vi crea problemi, giusto perché c'ho sta felpa, potete pure mettere like. Ciao, ciao, bella a tutti, ciao. Comunque ricordatevi che il 18 dicembre mi arriva la macchina nuova. Così per dirvi, eh.